collegamento di grande forze al Salone di Parigi, il Volkswagen Group ci presenta questa sera le sue più importanti novità. Sì, beh, sono tantissime, onestamente è difficile elencarle senza dimenticare qualcosa, quindi due elementi fondamentali, la nuova Golf, la nuova Leon e poi l'ingresso di Ducati nella nostra grande famiglia. Valori importantissimi, tutte e due siamo ossessionati dalla qualità, dalla tecnologia, dalla leggerezza, dalle prestazioni, una lunga storia di successi sportivi l'Audi, altrettanto la Ducati, una combinazione davvero molto importante. Noi ovviamente siamo felicissimi di questa combinazione perché ci fa entrare nel mondo dei grandi. Oggi la proprietà dell'azienda è in solidissime mani, il che in un mondo che diventa sempre più esigente in termini di tecnologia, di investimenti, non può che aiutarci ad affrontare meglio il futuro. La nuova Golf credo che definisca nuovamente, come ha fatto nelle sue versioni precedenti, gli standard per questa categoria di automobili, quindi basata su questa nuova piattaforma ha un grandissimo vantaggio dal punto di vista del peso, un'auto che pesa 100 kg in meno rispetto alla sua versione precedente e quindi diciamo grandissimo vantaggio dal punto di vista dei consumi, quindi delle emissioni e comportamento stradale da Golf con la G maiuscola. Noi qui presentiamo in anteprima mondiale la Gagliardo LP560 barra 4 con un vestito nuovo. Noi abbiamo una chiara differenziazione oggi in termini tecnici tra la superleggera, tra la 4 ruote motrici e la 2 ruote motrici. Le vendiamo sia come coupé che come spider. Quello che mancava era una differenziazione nel design. Oggi ce l'abbiamo, abbiamo una macchina da ora in avanti sia sulla versione leggera che sulla 4 ruote motrici che sulla 2 ruote motrici con dei design diversi e questo era l'obiettivo di questa serata. Quindi che cosa ci possiamo aspettare per il futuro? Beh, direi una cosa importante, che la Ducati rimanga Ducati, che continuiamo a essere alfieri del Made in Italy in giro per il mondo, che continuiamo ad essere così portati alle corse, al nostro motto di non mollare mai e questa volta con un azionista che ci fa vedere il lungo termine.